raga, buongiorno! Intanto qui c'è un pacco appena rientrata in casa. Sono andata a lasciare Giulietta al nido e ragazzi, cioè stamattina che sono andata struccata, ovviamente ho incontrato il mondo. Ma vabbè, diciamo, meno male che avevo gli occhiali. Ma è sempre così, vado truccata, non incontro nessuno, ma proprio in generale questo ora lasciando il nido, che non è che mi interessi molto, insomma, non è che devo andare a fare la sfilata per portare la bambina, non è quello. Però in generale esco struccata, incontro il mondo, mi trucco, mi sistemo tutto quanto, non incontro nessuno. Vabbè, tralasciando ciò, adesso ci diamo una sistematina insieme. Oggi è una giornata un po' particolare, raga. Magari adesso vi racconto tutto. Facciamo così, mi trucco, mi do una sistemata e vi racconto tutto. Qui andiamo a spacchettare dopo. Dai, sì, mi trucco e poi andiamo a spacchettare con un viso un po' più presentabile. Comunque un nuovo pacco di Avamay, qui dentro c'è una super novità che quando me ne hanno parlato ho detto no vabbè, sono troppo curiosa di provare. Sapete quanto io sia fan delle candele e delle profumazioni di Avamay, proprio vi adoro. E ho anche una super promozione da segnalarvi, quindi va bene ragazzi, organizzazione, primo step, trucchiamoci. Così nel frattempo vi racconto un po' di cose. Ok raga, ho fatto una cosa un po' particolare, nel senso che invece di filmare con l'iPhone sto filmando con la videocamera, ma non ho acceso le solite luci, l'ho messa all'interno della ring light piccolina che c'è sul tavolo, che è quello che è, insomma. Se avete seguito un pochino i precedenti video, insomma, saprete che sto cercando un attimino di riorganizzarmi con il discorso vlog. Intanto qui la postazione l'avevo sistemata, anche se voglio arredare qui dietro. Volevo mettere delle Pampas, per fortuna ne ho parlato su Instagram e diversi di voi mi hanno detto che le avevano prese vere, per poi scoprire che gli davano allergia, quindi ho detto no, senti, fermi tutti. E in più mi avete detto che fanno anche un casino quelle vere essiccate, quindi ho detto no, ok, non si può fare, le prenderò finte. Sto cercando di capire se prendere le Pampas finte, artificiali, o se prendere delle altre piantine, perché qui dietro vorrei comunque riempire per quando poi faccio le inquadrature, quelle proprio non sarebbe male, un po' di grid, un po' di natura, non mi dispiacerebbe, però vabbè, insomma, vediamo un attimino quello che si riesce a fare. Comunque vi dicevo, oggi giornata un pochino particolare, perché ho da fare diverse cose, tipo stamattina nel tempo in cui Giulia è al nido, che ancora non mi sta esattamente tutta la mattinata, devo riuscire assolutamente a fare delle cose di lavoro, devo riuscire a sistemare assolutamente casa, devo riuscire a sistemarmi dei documenti che oggi pomeriggio devo andare al CAF e poi devo andare a vedere a che ora ho una call di lavoro, perché io mi sono segnata 17:30, però poi sopra c'è un 6, sopra il 7 c'è un 6, ora io non so se ho segnato prima 16:30 o prima 17:30, quindi non so quale sia quello corretto in realtà, facevo prima sbarrare e scrivere l'orario corretto, ma vabbè, io sono fatta così. Eccoci qui, e adesso voglio andare assolutamente ad aprire questo. Peraltro nei prossimi giorni io e Luca vorremmo iniziare ad addobbare un pochino la casa per Natale, ma ieri sera stavamo pensando ad una cosa molto particolare. Poi magari vi faccio vedere nella zona. Sospettiamo di non poter fare l'albero come l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi dobbiamo trovare una soluzione alternativa e ancora non ci viene in mente nulla. Comunque, poi vi faccio vedere. Peraltro raga, io apprezzo sempre come spediscono le cose da Avamay, perché non c'è un filo di plastica qui dentro. Non mi è mai arrivata una loro candela rotta, un diffusore rotto, niente. Raga, è un'edizione limitata. Vedete come vengono le candele in queste ulteriori scatoline, che però attutiscono un pochino gli urti. Raga, io vi dico solo una cosa. Salted caramel cheesecake. Si vanno usarla. Ma stiamo scherzando? Ma questa mi ha voglia di mangiarla, ovviamente non si mangia una candela, però. Oh mio Dio! Oh, è buonissima! Io ve lo vorrei far sentire. Oh mamma mia, quanto è buona! Sto letteralmente impazzendo, devo mostrarvela più da vicino. Edizione limitata in collaborazione con Chiara Maci. Peraltro nel vasetto quadrato, con una durata di combustione di oltre 75 ore. All'interno ha 4 stoppini. La fragranza è pazzesca, si avverte già con la candela spenta, come tutte le candele di Avamay. Profuma davvero di cheesecake al caramello salato, è qualcosa di incredibile, ma per rendervi ancora meglio l'idea, le sue note sono di caramello, crema alla vaniglia e nocciola tostata.
E visto che siamo nella Black Week e che il periodo natalizio si avvicina, direi che è un'ottima idea regalo per Natale. Stasera, quando torna Luca, voglio assolutamente vedere la sua espressione quando sentirà questa fragranza e poi la vado immediatamente ad accendere. Peraltro queste candele di Ave Mie mi piacciono perché fanno anche un po' d'arredamento. Se volete approfittarne, c'è una super promozione. Vi ricordo che questa candela è in edizione limitata, per cui i pezzi sono limitati. Con il mio codice, che è BigMiki, ve lo scrivo qui, ma vi riporto tutto anche nel box informazioni, dove troverete anche il link diretto alla candela oltre che allo shop di Ave Mie. Avrete uno sconto diverso a seconda della spesa, quindi avrete il 40% di sconto su una spesa minima di 29 euro, il 50% di sconto su una spesa minima di 49 euro e il 60% di sconto su una spesa minima di 79 euro. Quindi se raggiungete 79 euro, praticamente pagate meno della metà del carrello. Se vi può interessare, affrettatevi, perché il mio codice è valido per 2 settimane a partire dalla pubblicazione di questo video. Queste peraltro sono con cere 100% naturali. Il barattolino è in vetro e queste, quando finiscono, io le risfrutto per un sacco di cose. Le utilizzo come contenitori, come portapennelli, e questa è una cosa che vi ripeto sempre, ma queste di Ave Mie sono tra le pochissime candele che non mi fanno venire mal di testa. Vi faccio vedere un attimino la situazione albero di Natale e vi spiego. Allora, c'è un po' di disordine, raga, ma adesso mi devo mettere anche a sistemare tra le varie cose che devo fare stamattina. L'anno scorso noi avevamo fatto l'albero qui e avevamo sfruttato questo mobile per mettere tutti quanti i pupazzi di Natale. Cioè, non so se mi seguite già dallo scorso anno, se vi ricordate, insomma, come avevamo fatto. Mi piaceva molto, era davvero carino. Quest'anno, ora, tralasciando il fatto che abbiamo attaccato al muro questo scaffale Montessori, ma questo non sarebbe neanche un problema, nel senso, si toglie, eventualmente si mette da un'altra parte, per il momento si appoggia altrove. Certo, non è che voglio bucare tutti i muri di casa per attaccare questo, però volendo in qualche modo si potrebbe fare. Ad esempio, si potrebbe spostare questo qui, coprire un attimino i buchi, stuccarli un attimo e lì fare l'albero. Solo che io e Luca giustamente abbiamo pensato ad una cosa, che quest'anno Giulia cammina, corre, tralasciando il fatto che andrebbe lì a smontare tutto tipo ogni 3 secondi, che è una cosa normale perché giustamente è una bimba. Ci fa un po' paura proprio l'albero in sé, perché ha i rami ovviamente di ferro, no? Avete visto? Lunghi. Lei adesso ovviamente corre, fa, però non è che è cosciente dei pericoli, chiaramente è piccolina, quindi ci fanno un po' paura in realtà tutti quanti i rami. Se mettiamo le cose qui sopra, magari quelle un po' più pesanti, se le potrebbe tirare dietro. Siamo un po' perplessi perché non la vediamo una cosa sicura. Ecco, anche il fatto, noi abbiamo tutte quante le prese coperte, lì dietro c'è una presa, anche il fatto che ad esempio le lucine di Natale vanno con la corrente, chiaramente. Stavo pensando tipo di fare una cosa piccolina o da mettere lì, tipo togliere tutte quelle cose per adesso, però boh, rilegare a quell'angolino lì, non lo so, siamo un po' perplessi. Chiedo a voi, che siete sempre una fonte utile di consigli, com'è andata la situazione albero di Natale quando i vostri bimbi avevano un annetto? Sono cambiata velocemente perché mi sto un po' alternando mentre il computer elabora delle cose, faccio delle cose di casa, insomma un po' un mix. E questa ve la devo raccontare. A un certo punto mi arriva un sms del mio operatore telefonico che mi dice: stai per terminare i giga della promozione. Io pago 1,5 miliardi proprio per avere giga su giga su giga, come li sto terminando? Ma non è possibile questa cosa. Chiamo! E praticamente mi ha spiegato che quella lì è un extra, sono degli extra giga che mi hanno dato, che quindi sto terminando quei giga extra, ma che in realtà... perché poi andando nell'app avevo visto delle cose che non... cioè delle... la mia promo di base è tipo cambiata, ho fatto: ma che cos'è questa cosa? Che sta succedendo? Niente, chiamo, gentilissimo, mi ha spiegato tutto, mi ha spiegato che praticamente io pagavo un sacco di soldi, ho fatto sì... soldi fa, e quindi abbiamo pensato di cambiare la sua offerta in modo da darle tutto illimitato ad un prezzo più vantaggioso. Davvero, fatto davvero, grazie, hanno fatto tutto loro, molto gentili, io vi ringrazio col cuore in mano, siete stati veramente gentili, io apprezzo. Quindi in realtà erano quei giga che sto terminando, era la promo extra che mi hanno dato loro. Io sorpresa e sconvolta da questa cosa, ragazzi. Sorpresa e sconvolta, vabbè. Breve parentesi, continuo a fare tutto quello che stavo facendo, perché altrimenti qui il tempo vola, letteralmente vola. Ciao, amore bello! Recuperata Ciccina dal nido.
Qui intanto ci sono io che faccio decluttering di cose. Ciao, amore della vita. Mi sei mancata tanto. Io e i miei mille cambi, ovviamente, come sempre. Stamattina stavo vestita carina, ma struccata. Adesso sono andata, ero truccata, sudata, vestita come viene. Che mi stavo finendo di pulire casa, quindi poi mi sono poggiata, per non uscire con quella maglia lì, mi sono poggiata così una t-shirt al volo. E che ci mangiamo oggi? Lei ha mangiato al nido, io mi mangio oggi. Boh, farò un pranzo improvvisato. Voi dite, perché non fai più What I Eat in a Day? Ecco perché io non faccio più What I Eat in a Day. Perché sto vivendo di pasti improvvisati e veloci. Ok, arrivati al caffè, abbiamo giusto il tempo per prendere un caffettino al volo, che ragazzi, ho mangiato burgerini, falafel, buttati in padella così al volo, e dei fagiolini che avevo avanzato da ieri. Pranzo super easy, ma non ho preso il caffè, e devo stampare dei documenti al volo, che stamattina poi non avevo fatto in tempo perché ho cercato di fare quante più pulizie in casa possibili. Spero di essermi ricordato tutti i documenti. Ho sempre la sensazione di dimenticare cose quando ho a che fare con questa roba Non burocratica. posso urlare perché è un corridoio lungo e stretto. Rimbomba tutto, spero che mi sentiate. Già ho preso il caffè. Ho spaffato tutto il rossetto. E niente, cornettino per Giulia e alla fine siamo anche in anticipo. Sono le 5 di pomeriggio, parlo a bassa voce perché Giulietta dorme, spero che mi sentiate. Tutto il video a dire spero che mi sentiate, vabbè. Devo mettermi uno di quei microfonini che si stanno attaccati alla bocca praticamente, tipo quelli che utilizzano in televisione. Io tra mezz'ora, sì, alle 17, ho il planner qui sotto, che sta guardando l'ora, alle 17:30 ho quel famoso tipo workshop, una roba del genere, e devo essere connessa perché è live. Nel frattempo ne approfitto, mi faccio qualcosina di lavoro. Sono le 7, ho finito adesso. Nel frattempo, mentre ero qui, mi sono fatta anche una treccina così mentre parlavo. Solo io mentre sono in chiamata barra videochiamata, perché tanto ormai vanno di moda le videochiamate, devo fare cose tipo scarabocchiare, prendere nota di cose così anche a caso, che magari non servono, prendo nota di tutto e fare cose. In questo caso ho fatto una treccina. A questo punto, appunto, sono le 7 di sera e torna la fatidica domanda. Giulia, che ci mangiamo questa sera? Lo chiediamo a papà quando arriva? O iniziamo a preparare qualcosa? No, ce l'ho. Possiamo fare una fantastica pasta con crema di cavolo e crema di cannellini insieme. Secondo me viene buona. Eccola qui, micro pennette con crema di cavolo e cannellini. È molto buona. Allora, dovete sapere che io sono riuscita a far appassionare anche lui alle candele. Sì. Devi sentire questa qui nuova, appena arrivata oggi. Ma Non ci sono nell'inquadratura, mi sembra. vieni, vieni. Devi sentire questa qui nuova che è arrivata oggi. Oh mio Dio. Salti Ma se la tutto. senti tu, non la sento io. Cheesecake al caramello salato. Mamma mia. Sa di torta. Cioè, Mi hai fatto venire voglia di un cheesecake questa sera. buona, buona vera. Ma posso dire una cosa? Se la senti, cioè, devo sentire io e la stai sentendo solo tu. Cioè, è la mia nuova preferita insieme a quella alla cannella pazzesca, quella. Buona. Buona, vera. Sì. Buona, Buona. buona. Vi rimando al box informazioni, come vi dicevo, per codice sconto, link e tutto il resto. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!